Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati dal Palasera di Migni di Sassari da Alberto Minazzi per la sesta giornata del campionato di Serie A di basket maschile Banco di Sardegna Sassari contro Umana Reyer Venezia. È l'anticipo della giornata che vede la capolista Umana Reyer in campo su un parquet tradizionalmente ostico, anche se nelle ultime stagioni gli Oro Granata sono riusciti ad espugnare il parquet sardo. Ricordiamo però che nell'ultima partita di precampionato, proprio su questo parquet, l'Umana Reyer ha rimediato la più pesante sconfitta della pre-season e dunque, pur essendo gli Oro Granata di coach Walter De Raffaele in testa alla classifica a pari con Milano, che abbiano cominciato nel migliore dei modi un periodo decisamente intenso della propria stagione, è una partita assolutamente da non sottovalutare. Mancano, come di consueto nelle ultime partite, Washington e Mazzola tra gli Oro Granata, che partono in quintetto con il capitano Marquez Haynes. Poi abbiamo Julian Stone, Michael Bramos, Austin Day e Gasper Widmar. Risponde il banco di Sardegna Sassari, allenato da Esposito, con Smith, Benford, Petway, Rashon Thomas e Jack Cooley. È tutto pronto per iniziare il match con l'Umana Reyer in consueto completo granata, maglia bianca bordata di azzurro per il banco di Sardegna Sassari. Primo possesso della partita per l'Umana Reyer con l'ex di turno, il capitano Marquez Haynes, a costruire il gioco. L'uscita di Julian Stone che apre il palleggio, palla sotto per Haynes che prova a farsi largo, 6 secondi per l'azione di tiro, ancora Haynes dovrà prendersi un tiro allo scadere. L'Umana Reyer va con il tentativo da fuori, Stone arriva all'errore, arriva il rimbalzo di Benford con il primo possesso anche per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, dopo che i primi punti non sono andati a segno. L'attacco di Sassari con una palla persa nel tentativo di scarico da parte di Benford, che dopo il rimbalzo scarica il pallone direttamente alla panchina. Sono passati quasi 40 secondi di gioco, ancora non si sblocca il punteggio al Palasera di Migni con l'attacco dell'Umana Reyer. Un po' fermo ancora l'attacco Oro Granata, ci prova Austin Day con la tripla, non va a segno, ancora un taglia fuori da parte di Cooley e Benford a recuperare un altro pallone per la squadra sarda e porta a casa Benford il primo fallo della partita. Lo commette Gasper Widmar, il centro dell'Umana Reyer, sicuramente tra i più positivi nella vittoriosa trasferta di Champions League sul campo di Bonn che ha preceduto appunto questa partita. Rimessa dunque per il banco di Sardegna con Thomas, mentre si asciuga il parquet prima della ripresa del gioco. Thomas, il pallone raggiunge le mani di Smith. Ancora palla sotto per Thomas che va vicino all'infrazione di passi, c'è il recupero difensivo dell'Umana Reyer con Julian Stone che guida la transizione, l'apertura per Bramos che finge la tripla, poi prova ad attaccare Michael Bramos, il tiro dalla media è ancora un errore, ma c'è Widmar a recuperare il rimbalzo offensivo, gli strappa palla Benford, non si sblocca ancora il punteggio, Benford all'attacco. Poi spalle a canestro Thomas che si fa largo, appoggia al tabellone, ecco i primi due punti della partita sono del banco di Sardegna, li segna Rashon Thomas, 2-0 dopo un minuto e mezzo di gioco. Deve sbloccarsi in attacco l'Umana Reyer che riparte da Julian Stone, la difesa di Sassari con Petway che sta sulle piste di Stone, poi lo scambio con Bramos, ancora fermo l'attacco dell'Umana Reyer, prova l'accelerazione Julian Stone, il sottomano è lunghissimo, il pallone recuperato ancora da Thomas, non riesce a trovare la via del canestro l'Umana Reyer mentre Benford va su, appoggia al tabellone ed è 4-0 per il banco di Sardegna Sassari dopo due minuti di gioco. Preoccupa soprattutto quello zero per gli Oro Granata che stanno faticando non poco in fase offensiva. Vediamo se costruiranno meglio questo possesso, ancora sul perimetro lo scambio, poi Widmar spalle a canestro marcato da Cooley, riesce a guadagnare spazio lo sloveno, il gancio è sfortunato anche qui, Widmar con palla che entra ed esce dal cesto, ancora possesso per il banco di Sardegna con Benford che si prende anche la tripla, l'errore, il rimbalzo di Day, non c'erano maglie bianco-azzurre a rimbalzo per il banco di Sardegna, così Austin Day può portare in avanti l'azione, lo scarico per Stone, attenzione, pesta la linea laterale e ancora una palla persa per l'Umana Reyer, rivediamo lo scarico di Austin Day, il classico errore in quella posizione di campo, il caricamento
con linea laterale pestata, e sono più di 2 minuti e mezzo di gioco con il punteggio che dice 4-0 e l'Umana Reyer ancora non si è trovata in fase offensiva. Può cercare di allungare il banco di Sardegna, che costruisce il gioco con Smith. Buona difesa qui dell'Umana Reyer. Benford però batte Stone, il sottomano, il recupero di Stone permette a Widmar di recuperare il rimbalzo, poi Stone ancora per Marquis Haynes, arriva il blocco di Gasper Widmar, la tripla aperta per Marquis Haynes e si sblocca! L'Umana Reyer dopo 3 minuti abbondanti di gioco trova i primi 3 punti ed è comunque a contatto con il banco di Sardegna, 4-3 per i padroni di casa che costruiscono adesso il gioco con Smith. Si arresta Smith, lo scarico per Thomas, ancora palla perimetrale, fa fatica anche il banco di Sardegna sulla buona difesa dell'Umana Reyer, poi c'è il fallo speso da Austin Day, è il primo fallo per il giocatore dell'Umana Reyer, che vediamo qui va decisamente a fermare in maniera irregolare il tentativo di pressione, di penetrazione di Smith. Secondo fallo di squadra invece per gli Oro Granata, con il possesso che rimane nelle mani del banco di Sardegna con 14 secondi per l'azione di tiro. Cercato ancora Smith in cabina di regia, il movimento con l'accelerazione di Benford, penetra, scarica per la tripla di Rashawn Thomas, ancora un errore, il rimbalzo è di Marquis Haynes che supera la metà campo, serve per Stone, ancora Day sotto per Widmar che si fa largo ed è vantaggio per l'Umana Reyer con il bel movimento, la buona circolazione di palla. Quando riesce ad alzare i ritmi, l'Umana Reyer riesce sicuramente ad essere più efficace e non a caso adesso è in vantaggio nel punteggio. Nulla da dire sulla difesa degli Oro Granata fino a questo momento, adesso ci prova da 3 punti anche Sassari con un errore, ma arriva l'imbalzo offensivo di Cooley e arriva, attenzione, il fischio ancora su Austin Day in 4 minuti. 2 falli per l'ex giocatore di Pesaro, che qui viene beffato sul tagliafuori da Cooley e poi abbassa la mano, evitando 2 punti facili per il banco di Sardegna, che potrà andare in lunetta, cercare di riportarsi in vantaggio dopo il sorpasso da parte dell'Umana Reyer. Ecco il centro sassarese che sbaglia di non poco il primo tiro libero. Dunque resta avanti l'Umana Reyer, al massimo potrà pareggiare la Dinamo, banco di Sardegna-Sassari. Ed eccolo qua, l'1-2 di Cooley per il 5 pari dopo 4 minuti di gioco. Rimane in campo Austin Day nonostante i 2 falli spesi. Michael Bramos, il movimento di Marquis Haynes che riceve ancora il blocco di Widmar, ma c'è il consegnato per Stone che vede un varco, penetra, scarica, va Austin Day da 3 punti ed è solo rete anche per Austin Day, che risponde al secondo fallo personale trovando la tripla che riporta in vantaggio con il massimo margine in questo momento per l'Umana Reyer, 8-5. Stanno alzando i ritmi della partita, un errore per Sassari che va però a recuperare il rimbalzo offensivo, pesta la linea di fondo campo e dunque il pallone torna nelle mani dell'Umana Reyer. Petway ha seguito il proprio tiro, poi si è contrastato con Thomas, dunque la palla torna nelle mani dell'Umana Reyer, avanti per 8-5. Il possesso per gli Oro Granata, ancora vanno da Widmar, spalle a canestro marcato da Cooley, la sfida tra i due centri delle due squadre e il fischio arbitrale che va a punire questa volta Jack Cooley, primo fallo del centro di Sassari e primo fallo di squadra anche per il banco di Sardegna. Resta in possesso offensivo l'Umana Reyer, siamo quasi alla metà del primo quarto, punteggio decisamente basso, rivediamo il movimento di Gasper Widmar e il controllo al limite da parte di Cooley che viene sanzionato con un fischio dagli arbitri, fischi anche del Palasera di Migni, non convinti della decisione della terna arbitrale. Rimessa per Umana Reyer, altri 14 secondi per l'attacco, servito Widmar in una posizione in cui non è pericoloso, riceve anche Haynes, qui sì, lui potrebbe prendersi il tiro e lo fa, ma la tripla questa volta non va a segno, il rimbalzo è per il banco di Sardegna con Terren Petway a guidare la transizione per la squadra di Vincenzo Esposito. Cooley, scarico sul perimetro, la tripla di Smith ed ecco il canestro del pareggio del banco di Sardegna, appena varcata la metà del primo quarto, partita che resta in assoluto equilibrio, adesso anche in parità sul tabellone. Austin Day, il pallone per Gasper Widmar, si fa vedere e riceve Marquis Haynes, ancora il blocco di Widmar, Haynes gioca e penetra, un buon assist per Michael Bramos e ancora punisce dall'arco l'Umana Reyer, un altro tiro costruito ultimamente, l'assist di Marquis Haynes, la tripla di Michael Bramos, di nuovo più 3 per l'Umana Reyer.
l'attacco di Thomas, poi scarico da Smith a Petway, ancora il tiro dalla media e trova il canestro Petway. Si stanno scaldando le mani delle due squadre, 10 a 11 il punteggio, ancora uno di vantaggio per l'Umana Rayer con l'accelerazione di Marquez Haynes, lo scarico per Day che finge il tiro da tre punti, arriva il fallo di Rashon Thomas, primo fallo anche per lui, secondo di squadra per il banco di Sardegna. Il primo cambio deciso dalle panchine, entra Stefano Gentile, esce Scott Benford per il banco di Sardegna di Sassari. Rimessa per l'Umana Reyer in fase d'attacco, viene adesso messo anche in sovraimpressione il primo fallo di Thomas, ma sono entrambe lontane dal bonus le squadre. Tre falli per l'Umana Reyer, due per il banco di Sardegna, ci prova ancora Austin Day, era da due punti il tiro, comunque è sbagliato, ma c'è il recupero offensivo di Stone che non va a attaccare il ferro e scarica invece per Austin Day, il cui tiro va a incastrarsi sul ferro. La legge del possesso alternato premia in questo caso il banco di Sardegna-Sassari. Strano che Julian Stone, dopo aver preso il rimbalzo offensivo, non abbia preso poi anche la conclusione, aveva il varco ma ha pensato alla riapertura, purtroppo poi è arrivato questo errore di Day e la freccia che premia il banco di Sardegna, che ha dunque la possibilità di riportarsi in vantaggio. Julian Stone in difesa non accetta il cambio, c'è un bel blocco di Cooley per Smith, poi lo scarico e Stone adesso va a commettere il fallo, forse era col piede sulla linea, ma evidentemente così non è, non siamo nella prospettiva migliore per valutare come abbia staccato Rashon Thomas. C'è comunque il fallo e c'è anche un cambio per l'Umana Reyer che mette in campo Paul Biliga al posto di Gasper Widmar. Primo fallo di Stone, adesso l'Umana Reyer è al bonus con 3.37 da giocare, è entrato anche Mitchell Watt al posto di Austin Day, vedremo chi giocherà da numero 4 tra Biliga e Watt. Intanto resta in possesso di palla il banco di Sardegna con Cooley, il gancio di Cooley vale il nuovo vantaggio per il banco di Sardegna, primo duello offensivo per il banco di Sardegna con la nuova coppia di lunghi dell'Umana Reyer, che viene adesso cercata con Paul Biliga, anzi scusate, Marquez Haynes che fa strappare il pallone, poi avvicino al fallo la transizione, il sottomano fin troppo facile per Stefano Gentile, allunga il banco di Sardegna, prova ad accelerare l'Umana Reyer, ma Julian Stone preferisce ragionare, adesso è più 3 per i padroni di casa quando ci avviciniamo agli ultimi due minuti del primo quarto. L'attacco dell'Umana Reyer è ancora molto lento sul perimetro, Gentile che va a marcare, Watt riesce a metterlo in difficoltà, poi Stone va da tre punti, è cortissimo il tiro, il rimbalzo nelle mani di Smith, la transizione per il banco di Sardegna con il fallo terminale da parte di Julian Stone, secondo personale per Julian Stone e si andrà in lunetta con i tiri liberi per Cooley, momento di difficoltà per l'Umana Reyer che toglie subito ovviamente Julian Stone. Autore di due falli in questo avvio, così come Austin Day, al suo posto entra Stefano Tonut, ma ci sono cambi anche per il banco di Sardegna e entra Spissu al posto di Smith, vediamo anche accomodarsi in panchina Thomas, ci sono alcune decisioni adesso in panchina Thomas e in campo Polonara, ma adesso seguiamo i due tiri liberi di Cooley che segna il primo, prima ha fatto 1 su 2, adesso segna la prima conclusione dalla lunetta, 15 a 11 il vantaggio per il banco di Sardegna-Sassari, secondo libero per Cooley che fa 2 su 2, adesso va a accomodarsi in panchina, entra un altro ex di turno, questa volta in maglia banco di Sardegna e si tratta di Daniele Magro. Più 5 banco di Sardegna che ha infilato un break dopo il vantaggio 8 a 11 dell'Umana Reyer, quindi 8 a 0 aperto per la formazione di Esposito, è tornata a avere difficoltà in attacco l'Umana Reyer, adesso il capitano Haynes che apre per Watt, ancora una tripla, ancora un errore però per l'Umana Reyer e Biliga va vicino a spendere il fallo, non lo commette, la circolazione del banco di Sardegna riparte dal perimetro con Gentile, fischio arbitrale, primo fallo per Stefano Tonut su Stefano Gentile e tiri liberi in arrivo perché l'Umana Reyer ha già speso il bonus. Ma prima c'era un time out giustamente da parte di coach Walter De Raffaele, perché lo ripeto, dall'8 a 11 il vantaggio dell'Umana Reyer, c'è un break aperto di 8 a 0 per il banco di Sardegna che potrà addirittura
diventare di 10-0 con i due tiri liberi affidate alle mani di Stefano Gentile. C'è anche qualche piccolo problemino di falli, perché sono già 2 per Julian Stone e 2 per Austin Day nella formazione orogranata. Ovviamente ci vuol parlare sopra coach Walter De Raffaele, che ha visto la squadra iniziare con parecchia difficoltà in fase offensiva. Adesso sta crescendo il banco di Sardegna con i giocatori usciti dalla panchina. Va detto che Esposito ha azzeccato i cambi che ha cominciato a fare anche la panchina dell'Umana Reyer, sostituendo i due lunghi Day e Wittmar, partiti in quintetto con Watt e Biliga, ma per ora non c'è stato fatturato da parte dei due giocatori subentrati, così come Tonute, che è entrato da poco. Lo ricordiamo, Tonute è uno dei giocatori più in forma assolutamente del campionato italiano. Vedremo se riuscirà anche in questa partita non facile dell'Umana Reyer a lasciare il segno. Ma intanto si riparte con i due tiri liberi nelle mani di Stefano Gentile, proprio per il fallo di Stefano Tonut. Resta in campo Marquez Haynes in cabina di regia e Michael Bramos nello spot di numero 3 dei giocatori dello Starting Five Oro Granata. Bonus già speso per l'Umana Reyer, solo 2 i falli di Sassari. Segna il primo tiro libero Gentile ed è più 6 per il banco di Sardegna, massimo margine per la formazione di coach Esposito, con parziale aperto di 9-0 che diventa 10-0 dopo il 2-2 di Stefano Gentile. Pressing a tutto campo adesso per il banco di Sardegna, che prova a rallentare l'azione dell'Umana Reyer. Riesce Tonuta a superare la metà campo, si va da Michael Bramos, fa vedere in punta Paul Biliga. Il movimento di Tonut, che non riceve palla perché si va sull'altro lato da Marquez Haynes. Ancora lento l'attacco dell'Umana Reyer, il pick and roll di Biliga, ma penetra e scarica Haynes, ancora in difficoltà Tonut, palla sul perimetro, costretto a prendersi la tripla allo scadere. Michael Bramos ancora non ha costruito nulla l'Umana Reyer, e torna in possesso di palla il banco di Sardegna, parziale aperto di 10-0, massimo vantaggio sul più 7, grandi difficoltà offensive dell'Umana Reyer, che adesso però deve anche difendere il ferro con il bonus già speso. Biliga va su Gentile, gli sporca il pallone, la rimessa è per il banco di Sardegna e c'è un cambio in cabina di regia per l'Umana Reyer, con Marquez Haynes che va a riposare in panchina, al suo posto Andrea De Nicolao. Vediamo adesso Haynes accomodarsi in panchina e De Nicolao andare a marcare Spissu. Ci sono 9 secondi per l'azione di tiro del banco di Sardegna, 1:29 dal termine del primo quarto. Cambio anche per il banco di Sardegna, con il ritorno in campo di Rashon Thomas al posto di Daniele Magro, che è stato veramente poco sul parquet. La rimessa proprio di Rashon Thomas, un po' in difficoltà, fischio arbitrale, attenzione, e c'è la palla persa di Rashon Thomas, infrazione di 5 secondi. Qui la difesa dell'Umana Reyer ha tutelato bene la propria area, ma ripeto, in difesa non sta facendo male la squadra di coach Walter De Raffaele. È in attacco con soli 11 punti segnati in 8 minuti e mezzo, e soprattutto adesso è tantissimo che l'Umana Reyer non segna più. Il margine per il banco di Sardegna si sta allargando. Watt penetra, scarica, poi un'altra tripla, piedi per terra, sbaglia anche Michael Bramos, uno dei tiri che gli sono più abituali, e dunque torna in possesso di palla il banco di Sardegna, che trova anche 2 rapidi con Achille Polonara. Arriva anche Biliga a cercare di intercettare, ma il pallone va a segno ed è 12-0 aperto per il banco di Sardegna. Finale di tempo in cui il Umana Reyer dovrà cercare di riavvicinarsi, soprattutto a livello psicologico sarebbe importante ritrovarsi in attacco. Tonut, una delle sue accelerazioni, penetra, scarica, ancora Bramos dall'angolo, ancora sfortuna qui, ma un rimbalzo offensivo di Mitchell Watt, che scarica un assist per Biliga anziché andare a prendere il tiro in prima persona. È un'altra transizione per il banco di Sardegna con il fallo, il canestro convalidato anche a Terran Petway, 22-11 il fallo di Paul Biliga. Rivediamo come Watt, anziché andare ad attaccare il ferro, cerchi lo scarico per Biliga, poi Terran Petway va su, appoggia il pallone al tabellone e dunque convalidato il canestro. Doppiata l'Umana Reyer, che mette in campo in questo finale anche Marco Giuri al posto di Michael Bramos, ma c'è la potenzialità del gioco da 3 punti per Terran Petway, e c'è già sul cubo del cambio Scott Benford per il banco di Sardegna, se andrà a segno ovviamente il tiro libero di Terran Petway. Così è, e si completa il gioco da 3 punti, più che doppiata l'Umana Reyer, 23-11, 37 secondi da giocare. Applausi del Palla Serra di Mini per questo ottimo primo quarto da parte del banco di Sardegna. L'Umana Reyer, ripeto, deve cercare di trovarsi.
È entrato in campo anche Diop per il banco di Sardegna, fischio e il fallo è commesso proprio da Usman Diop su Andrea De Nicolao. Rivediamo ancora Marco Giuri che trova il pallone sotto, poi c'è un cambio di inquadratura, ma ripeto, il fallo è avvenuto sotto le plance e lo ha commesso il numero 35 Diop. Possesso per l'Umana Reyer e Banco Sardegna, ancora un fallo da spendere. Tonut prova ad accelerare, si prende la tripla anche Stefano Tonut, ancora l'errore, il rimbalzo di Marco Spisso e l'ultimo possesso del quarto sarà per il Banco di Sardegna. Rottura troppo prolungata qui per l'Umana Reyer, vediamo se riuscirà almeno sull'ultimo possesso la tripla di Benford, non va a segno, c'è ancora quasi un secondo ma difficilmente si riuscirà a vedere un tiro. Ci prova Andrea De Nicolao, ma ovviamente non va segno. Dunque, dopo i primi 10 minuti di gioco al Palla Serra di Migni, il punteggio dice Umana Reyer 11, Banco di Sardegna 23. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Rieccoci dunque dal Palla Serra di Migni di Sassari, 23-11, come vedete in sovraimpressione il punteggio dopo il primo quarto di gioco a favore dei padroni di casa del Banco di Sardegna con l'Umana Reyer. Rivediamo le statistiche, che tira malissimo, addirittura 3 su 13 da 3, 1 su 6 da 2 e dominio anche a rimbalzo 12-8 per la formazione di casa. Umana Reyer che dopo un avvio con entrambe le squadre con le polveri bagnate era riuscita anche a portarsi in vantaggio sul P3, ecco un po' di highlights della prima frazione di gioco, era riuscita a portarsi in vantaggio proprio con i tiri da 3 punti 8-11. Da quel momento però la squadra non ha più segnato. Il Banco di Sardegna, che ha trovato ottimo impatto dalla panchina, è riuscito così ad allungare progressivamente il margine. Adesso la squadra di coach Walter De Raffaele deve cercare di rientrare, essendo più che doppiata, 23-11 il punteggio. E lo ricordiamo, c'erano anche Julian Stone e Austin Day con due falli. Questo insomma è un dato abbastanza preoccupante, assieme a tutto il resto, non di per sé. Vedremo se e quando verranno schierati, ma mi sembra che si parta con lo stesso quintetto con cui si era terminato il quarto per l'Umana Reyer, e così è, quattro quinti italiani con De Nicolao, Giuri, Tonut, poi Biliga e Mitchell Watt. Dall'altra parte invece rientrano Cooley, Pierre, fa il suo debutto nella partita, e Smith, con il possesso che è a favore dell'Umana Reyer, visto il freccia, il possesso alternato sfruttato dal Banco di Sardegna di Sassari. La rimessa per l'Umana Reyer nelle mani di Marco Giuri, che va a cercare Andrea De Nicolao in cabina di regia, l'ex giocatore di Reggio Emilia. Il pallone per Giuri,
Ancora il movimento di Watt che entra ed esce, poi va a attaccare spalle a canestro. Il movimento di Mitchell Watt con l'errore, ma c'è rimbalzo offensivo. Ancora Mitchell Watt, ancora un errore, ma ancora un rimbalzo offensivo. Continua a litigare con il canestro Mitchell Watt. Alla fine porta comunque a casa un fallo che lo manderà in lunetta, il fallo di Achille Polonara. Ma tre conclusioni veramente da distanza ravvicinata per Mitchell Watt, che ha avuto la caparbietà di andare a recuperare più volte il rimbalzo offensivo, però non è riuscito a convertire nei due punti. Adesso può tornare a muovere il punteggio dalla lunetta per l'Umana. Reyer, che lo ripeto, ferma quell'11 trovato con la tripla di Michael Bramos. Il libero di Watt, no, sbaglia anche dalla lunetta Mitchell Watt, con il pala Sera di Mini che ovviamente esulta. E vediamo se almeno con il secondo libro, il numero 50 dell'Umana Reyer, riuscirà a trovare il fondo della retina. E così è. Finalmente torna a muoversi il punteggio dell'Umana Reyer con il primo punto personale di Mitchell Watt, il 12° dell'Umana Reyer, che adesso pressa a tutto campo cercando di mettere in difficoltà il banco di Sardegna. Supera la metà campo addirittura Cooley in palleggio, buono il pressing dell'Umana Reyer. C'è Smith di fronte Andrea De Nicolao, il blocco di Cooley, cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer, poi il penetra e scarica per il banco di Sardegna con la palla persa da Polonara. Può andare l'Umana Reyer alla transizione, bisogna assolutamente ritrovare l'energia, ma è già ripiegato a protezione il pitturato, il banco di Sardegna, la grande accelerazione, il rovesciato di Stefano Tonut. E diciamo che l'approccio nel secondo quarto è sicuramente migliore per l'Umana Reyer, che torna sotto la doppia cifra di ritardo con i primi due punti di Stefano Tonut. Il Polonara marcato da Biliga, un canestro quasi buttando via il pallone, gran canestro per Achille Polonara, che riporta più 11 il banco di Sardegna. Marco Giuri in posizione di post, prova ad avvicinarsi, scarica per Andrea De Nicolao, la tripla per l'Umana Reyer, che decisamente ha approcciato in maniera migliore questo secondo tempo. Sono arrivati già 6 punti in un minuto e mezzo, considerato che ne ha segnati 11 nell'intero primo quarto. L'Umana Reyer adesso è a meno 8 nel punteggio. L'attacco di Sassari, l'errore da parte di Pierre, ancora un possesso per l'Umana Reyer con Marco Giuri che porta avanti il pallone, anche lui ha un varco per il tiro da 3 punti, se lo prende arriva all'errore, il rimbalzo è per Sassari che va alla transizione, poi c'è il fallo speso da Andrea De Nicolao, il primo personale, il primo di squadra su James Smith. Rivediamo ancora l'accelerazione, De Nicolao va a contrastare in maniera fallosa, anche se onesta, cercando il pallone, poi la spalla va a colpire quella dell'avversario. Rientra in campo per il banco di Sardegna Diop al posto di Polonara, con l'Umana Reyer che invece ripropone Austin Day al posto di Paul Biliga, e dunque si torna al assetto normale, diciamo, non con i due numeri 5. Una soluzione un po' forzata per l'Umana Reyer questa dei due numeri 5, perché lo ricordiamo, mancano Washington e Mazzola che giostrano nel ruolo di numero 4, ma sia Watt che gli altri giocatori sotto le planche hanno dimostrato di poter supplire anche a questa assenza. Intanto Smith, un bel canestro fuori ancora per Sassari che torna a più 10, bel tiro dalla media di Jamie Smith. Il possesso però è per l'Umana Reyer con De Nicolao, gioca due con Mitchell Watt che va su, il gancio mancino di Mitchell Watt sta entrando assolutamente in partita, e si vede che giocare da numero 5 puro, non dovendosi alternare con Biliga, affina al meglio le qualità di Mitchell Watt. Adesso è a zona l'Umana Reyer, una zona 3-2, vedremo come la leggerà il banco di Sardegna di Sassari. Ancora Benford con il palleggio, penetra, scarica, poi è Diop, la palla persa, un altro recupero difensivo per l'Umana Reyer che va alla transizione e la schiacciata in contropiede da parte di Stefano Tonut dopo nemmeno 3 minuti di gioco. Questa volta è Esposito a dover chiamare il time out, perché l'Umana Reyer si è riavvicinata, ha praticamente dimezzato lo svantaggio. È un gran recupero difensivo da parte di Giuri, che sta facendo sicuramente, sta mostrando un buon approccio alla partita. È l'ultimo dei giocatori fino a questo momento schierato sul parquet da coach Walter De Raffaele in panchina. Non hanno ancora calcato il legno del para Sera di Migni il numero 30 Bruno Cerella e il giovane Mihailo Jerković, classe 99, lo ricordiamo, aggregato alla prima squadra fin dal ritiro estivo, e ha queste possibilità proprio per l'assenza di Mazzola, che tra i giocatori
in questo momento infortunati è quello che probabilmente è più indietro, anche perché si è infortunato per ultimo, mentre Deron Washington, lo ricordiamo, ha giocato soltanto la prima partita di campionato, peraltro in condizioni non ottimali per un problema tra tallone e pianta del piede, e poi non è più tornato in campo. Numan Rayer ha sicuramente un roster lunghissimo, ricordiamo che oltre a queste due assenze non è della partita anche Kitzling per la rotazione degli stranieri, ma Deron Washington e Mazzola, ricoprendo lo stesso ruolo, vengono a creare un minimo di problema per quel che riguarda la copertura dello spot di numero 4 per Numan Rayer. Numan Rayer che, ripeto, comunque si è ritrovata in avvio di questo secondo quarto e adesso è sotto soltanto di 6 punti. È rientrato in campo intanto Rashawn Thomas per il banco di Sardegna e Numan Rayer torna a difendere con la zona 3-2 con Andrea De Nicolao in punta. La circolazione, Thomas prova a farsi largo e secondo me c'è l'infrazione di passi. Sì, è così, bravissimo Andrea De Nicolao a tenere il movimento dell'avversario che cambia il piede perno e arriva il recupero per Numan Rayer, ancora un recupero in questo avvio di secondo quarto con un approccio, ripeto, ancora una volta decisamente diverso per gli Oro Granata. Tonut per De Nicolao, si va da Austin Day che vuole tornare assolutamente della partita, poi De Nicolao che prova a battere Smith, arriva il fischio arbitrale, non c'è il canestro, comunque non sarebbe stato convalidato, c'è il fallo di Jamie Smith su Andrea De Nicolao, secondo fallo subito per il playmaker del Numan Rayer, un altro che ha avuto un ottimo approccio alla partita nel finale del primo quarto, soprattutto in questo avvio di secondo quarto. Secondo fallo per il banco di Sardegna Sassari, siamo ancora in avvio, è ancora un fischio, ma questa volta è contro Numan Rayer perché c'è il fallo in attacco, il primo personale di Mitchell Watt, blocco in movimento, palla persa dunque per Numan Rayer. Rivediamo il mezzo passetto laterale, sì, è giusta l'interpretazione arbitrale che va a punire il movimento di Mitchell Watt, peccato perché Numan Rayer perde un pallone che in caso di canestro pesante avrebbe potuto portare la squadra solo con un possesso di ritardo, ma la partita è ancora lunghissima. L'attacco di Jamie Smith che ci prova da tre punti, palla che entra e esce, ma c'è rimbalzo offensivo di Cooley, la stoppata, attenzione, è il secondo fallo di Mitchell Watt in un amen, sale a due infrazioni anche Mitchell Watt che è stato beffato da Cooley e poi va a spendere il fallo, c'è Day che temeva il fischio contro di lui, ma il fallo invece è di Watt, terzo giocatore dell'Numan Rayer a raggiungere i due falli con i tiri liberi in arrivo per Cooley, ma mi sembra che ci siano un paio di cambi decisi dalla panchina Oro Granata. Vedo Marquez Haynes che prende il posto di Giuri e ritorna in campo anche Gasper Widmar al posto di Mitchell Watt. Due tiri liberi per Cooley, 1-2 nel suo primo viaggio dalla linea della carità, 2-2 nel secondo, tre falli già subiti dal centro del banco di Sardegna che adesso ha altre due opportunità. Il primo libero non entra, dunque si rimane sul 27-21, il centro di Sassari ha a disposizione questa seconda opportunità e fa 1-2, dunque 28-21, tornano tre i possessi di vantaggio del banco di Sardegna sul più 7 mentre ci avviciniamo alla metà del secondo quarto. L'attacco di Numan Rayer con Marquez Haynes, si va da Austin Day, il blocco da parte di Widmar, Day va su ma non riesce a tenere la maniglia, arriva la palla persa di Day che si lamenta per un possibile contatto, subito beccato dal pubblico del Pala Serra di Migni. Comunque rivediamo adesso l'azione, Austin Day, purtroppo c'è Cooley a fare da schermo per permettere una miglior valutazione del replay, arrivata comunque la palla persa e la possibilità per il banco di Sardegna, tocca con il piede Andrea De Nicolao, ovviamente non c'è riciclo del cronometro perché sono ancora 15 secondi per l'azione di tiro del banco di Sardegna con Smith pronto alla rimessa, si torna da Benford, ancora la zona dell'Umana Rayer, la muove palla sul perimetro il banco di Sardegna, Benford chiede un blocco, non lo trova, Rashawn Thomas a provare a penetrare, si arresta, buona difesa di Widmar, ci prova Smith quasi allo scadere dei 24, è una preghiera che colpisce a malapena il tabellone. Il pallone recuperato da Gasper Widmar, la transizione di Andrea De Nicolao che penetra, scarica, poi si va in punta da Widmar, riconsegnato per il capitano Marquez Haynes che chiede spaziatura ai compagni, ancora un blocco di Widmar, Haynes affronta Cooley, va su col sottomano, l'errore però e il rimbalzo di Rashawn Thomas con la transizione
di Sassari. Benford fa saltare Day, che rischia moltissimo qui il terzo fallo. La palla schizza nelle mani di Stefano Tonut, poi Benford e la difesa di Sassari che va, cerca il fallo, non ci riesce. Stefano Tonut invece trova il canestro, ma attenzione, vediamo, forse non viene convalidato il canestro. Decisione a metà strada. Vediamo se è stato fischiato nella bolgia del Palace del Mini un fallo prima del sottomano. Probabilmente così è, perché vedete che il tabellone va ancora a 28, adesso diventa 28-23, un po' di confusione anche sul parquet. No, il canestro e il fallo tecnico a Scott Benford, dunque oltre al fallo di Jamie Smith, che è il secondo personale, c'è anche il tecnico a Benford, e dunque due tiri liberi per Tonut. Questo è quello che completa il gioco da tre punti, e un altro tiro libero per il tecnico con il pallone che poi, se non vado errato, dovrebbe andare al banco di Sardegna. Anzi, il primo tiro libero è quello del tecnico, chiedo scusa a chi ci sta seguendo. Ovviamente c'è parecchia confusione qui al Palace di Migni con le proteste del pubblico per quel contatto di Day, sarebbe stato il terzo fallo non sanzionato. Questo è il tiro libero supplementare che va a segno, e dunque gioco da 4 punti, chiamiamolo così, anche se è un gioco da 3 punti più tecnico. E comunque l'Umana Rayer è a un solo possesso, 28-25, con Sassari che ha rimesso in campo Gentile al posto di Benford, e se non vado errato c'è anche Petway al posto di Pierre. L'attacco, sì, eccolo qui, Petway che si prende il tiro dalla media, mano morbida, 30-25 il punteggio quando siamo al giro di boa del secondo quarto. Ma l'Umana Rayer è assolutamente tornata in partita dopo aver chiuso il primo tempo sotto addirittura di 12 punti. Il possesso dell'Umana Rayer con Austin Day che ci prova da 3 punti, arriva l'errore, arriva il rimbalzo di Cooley, secondo rimbalzo di Cooley in difesa nella sua partita. Ancora il pallone per Gentile che cambia due volte direzione, va al tentativo sottomano. Widmar è un totem, la palla schizza nelle mani di Marquez Haynes, l'ex di turno va veloce al contropiede, ma buona difesa del banco di Sardegna, poi il blocco di Widmar, la riapertura per Austin Day, ancora un errore di Austin Day che non riesce proprio ad entrare in partita. Sassari a più 5, ma questa volta con il pallone in mano, 4 su 17 da 3 per l'Umana Rayer, che ha tirato decisamente di più dall'arco che rispetto ai tiri da 2 punti. Smith prova la penetrazione battendo De Nicolao, che riesce comunque a recuperare e a non commettere fallo stando in posizione verticale. Vediamo adesso il fischio, il fallo di Gasper Widmar, un altro giocatore dell'Umana Rayer che arriva a 2 infrazioni. Vediamo il tagliafuori, qui c'è un fallo clamoroso di Cooley, poi Widmar recupera e un po' stanno perdendo gli arbitri di mano la partita. Buono l'arbitraggio fino a un certo punto, poi da quel possibile mancato fischio su Austin Day gli arbitri, ripeto, stanno chiamando in maniera sbagliata. C'è un timeout per il banco di Sardegna con l'Umana Rayer che aveva già pronto sul cubo del cambio Michael Bramos, probabilmente prenderà il posto di Stefano Tonut, che comunque è riuscito a dare un suo buon contributo all'Umana Rayer in questa rimonta, perché lo ricordiamo, dopo i primi 10 minuti di gioco il punteggio diceva 23-11, soprattutto l'Umana Rayer stava facendo una grandissima fatica in fase offensiva. E invece l'approccio al secondo tempo con un quintetto per 4 quinti formato da giocatori italiani, con un buon apporto degli esterni di De Nicolao, di Giuri e di Tonut, è riuscito via via a limare, è riuscito ad arrivare ad un possesso di ritardo qualche istante fa l'Umana Rayer, quando c'è stato anche il fallo tecnico contro Scott Benford, con Stefano Tonut che ha trovato canestro più fallo più tiro libero per il tecnico, è arrivata a meno 3. Adesso banco di Sardegna che ha ripreso i 5 punti di vantaggio, e dopo il timeout chiesto da Enzino Esposito avrà anche il possesso offensivo, perché è stato fischiato appunto il fallo a Gasper Widmar, il secondo personale di Widmar, con un fallo precedente di Cooley, però abbiamo visto dal replay che non è stato sanzionato dagli arbitri. C'è anche Julian Stone di nuovo in campo per l'Umana Rayer e prende il posto di Austin Day, quindi un quintetto abbastanza piccolo per l'Umana Rayer con Stone e Bramos a giostrare da 3 e da 4.
La rimessa di Sassari con l'attacco nelle mani di Terren Petway, marcato da De Nicolao, il blocco di Cooley, bel cambio di direzione di Petway che va su, la stoppata irregolare, parabola discendente, mentre Esposito si prende il tiro da fuori campo e quasi va vicino alla tripla, che ovviamente non sarebbe stata valida. Qui il canestro convalidato a Petway e attenzione, torna più 7 il banco di Sardegna. Entrambe le squadre sono al bonus e mancano 3 minuti e 48, ma ripetiamo, bisogna stare attenti a non dare coraggio al Pala Serra di Migni, che può essere un fattore in più in questa partita. L'attacco dell'Umana Reyer, l'infrazione di passi da parte di Marquez Ains, che finge il tiro da 3 punti e poi sposta il piede perno, non c'era ovviamente movimento e quindi arriva la palla persa. Ritorna in campo Daniele Magro per il banco di Sardegna, sostituisce Jack Cooley. Rivediamo il mezzo saltello di Ains, è giusta qui l'interpretazione arbitrale. Ripeto, non bisogna dare coraggio alla squadra, non bisogna dare coraggio al Palasport. L'Umana Reyer ha dimostrato di poter essere assolutamente in partita, però ecco qua, ci sono giocatori come Jamie Smith, e poi ricordiamo Benford, e poi ricordiamo tutti gli altri della squadra di Esposito, che possono in un amen riportarti dal meno 3 al, cioè dal più 3 al più 9 per Sassari. 7 punti per Smith. L'Umana Reyer deve ritrovarsi nuovamente in attacco. E ancora una volta però è lenta la costruzione, siamo agli ultimi 8 secondi dell'azione di tiro, ci prova da 3 punti De Nicolao, l'errore, la lotta a rimbalzo, il tocco in anticipo su Widmar è probabilmente di Thomas o di Magro, adesso vediamo il replay, comunque di un giocatore in maglia bianca, e la rimessa è per l'Umana Reyer. Per Sassari arriva il momento nuovamente di Achille Polonara sul parquet al posto di Rashon Thomas, mentre per l'Umana Reyer c'è di nuovo Mitchell Watt in campo al posto di Widmar. Attenzione, qui penetra, scarica, va Stone da 3 punti, un altro errore per Julian Stone, che ricordiamo gioca con problemi alla spalla. Ma che stoppata in recupero di Julian Stone, ha problemi alla spalla, ma che cosa ha fatto in difesa. Dall'altra parte c'è il fallo di Achille Polonara, con il secondo fallo di Polonara, con il fallo subito appunto da Marquez Ains. Rivediamo se ce lo fanno vedere, eccolo qua, il recupero da parte di Julian Stone, che si è preso una tripla sbagliandola di non poco, ma poi è andato a fare un recupero difensivo grandioso, e poi Marquez Ains senza paura contro Achille Polonara porta a casa il fallo e andrà in lunetta con l'Umana Reyer, che rimette in campo Stefano Tonut al posto di Andrea De Nicolao, mentre per Sassari c'è di nuovo in campo Spissu al posto di Jamie Smith. 2 tiri liberi per Marquez Ains, che sbaglia il primo, ancora un errore dalla lunetta per l'Umana Reyer, dicevo di Stone che ha questo problema alla spalla che lo condiziona da qualche giornata, si è infortunato proprio nella prima azione del match contro l'Apoel Holon di Basketball Champions League. Alla fine va dentro il secondo libero di Marquez Ains, dunque Umana Reyer 26, banco di Sardegna 34. L'attacco di Sassari, entrambe le squadre lo ricordo sono al bonus, ma ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti del primo tempo. Petway, il pallone servito per Polonara, regge Julian Stone su Polonara e poi attenzione al fischio arbitrale, intervento al limite di Julian Stone, ma gli arbitri assegnano il fallo. Rivediamo ancora Stone che regge soltanto con il corpo, poi forse si fa ingolosire dal pallone, certo queste immagini non aiutano, tagliando proprio la parte alta dell'inquadratura. Comunque il Palasera del Migni si arrabbia perché Stone sta continuando a protestare, è il terzo fallo e dunque è un fischio importante questo per un gran difensore come Julian Stone, che va al confronto con la terna arbitrale. In ogni caso, comunque sia, saranno 2 tiri liberi per Achille Polonara, che segna intanto il primo 35-26, mentre Stone continua a parlare con gli arbitri. 2:27 da giocare nel corso del primo quarto, secondo libero per Polonara, lo sbaglia e il rimbalzo è di Michael Ramos, che serve per Marquez in sugli ultimi possessi del primo tempo, con Sassari di nuovo a più 9. Ains, la palla servita adesso a Watt da Ramos, Mitchell Watt contro Daniele Magro, il movimento di Watt, il suo gancio e il suo gancio che va a segno per l'Umana Reyer 35-28, con il possesso però nelle mani di Sassari. Palla sotto, ancora un fischio e ancora un fallo, questo è il quarto fallo di Julian Stone, che adesso va gioco forza in panchina, marcava Daniele Magro, sì, questo fallo c'è. Con il braccio di richiamo ha abbracciato la cinta
dell'ex giocatore dell'Umana Ray, va in panchina arrabbiatissimo Julian Stone. Forse sarebbe stato il caso di toglierlo anche qualche istante prima, visto il terzo fallo. Comunque si è affidato alla difesa del proprio giocatore statunitense, coach Walter De Raffaele, è riuscito a limitare Daniele Magro ma in maniera fallosa. Ritorna in campo Paul Biliga, Magro va al tiro libero e sbaglia il primo, ne avrà un altro a disposizione, c'è anche Cooley pronto a rientrare proprio al posto di Magro per la formazione del Banco di Sardegna. Vediamo il secondo libero di Magro, va a segno ed ecco il cambio con Magro che va in panchina dopo aver dato il 36-28 al Banco di Sardegna. Ritorna in campo Jack Cooley con l'Umana Reir che è a meno 8 e ha un po' dilapidato quello che è stata la rimonta nell'avvio di quarto. Ma lo ripeto ancora una volta, la partita è lunghissima, non bisogna pensare di rientrare in questi ultimi due minuti di gioco. Stefano Tonutta a costruire il gioco, attenzione, ancora un fischio, fallo in attacco del secondo di Paul Biliga, blocco in movimento per il numero 19. Adesso stanno fischiando veramente tanto gli arbitri, vediamo il replay e va a cercare un minimo impatto con Gentile che nemmeno se n'è accorto secondo me. E comunque gli arbitri hanno punito Paul Biliga, palla persa, secondo fallo per Biliga. Gentile va in panchina, se non vado errato, sì, entra in campo Jack De Vecchi per questi ultimi possessi del primo tempo con l'attacco di Sassari da Spissu a Petway. Il blocco con palla scaricata fuori, la tripla di Polonara, l'errore, si lotta al rimbalzo, spunta con il pallone tra le mani Stefano Tonut che guida da solo la transizione, l'accelerazione di Tonut, servito in punta Biliga che non si prende il tiro, preferisce andare ancora da Marquez Ains, ancora blocco di Biliga, scarico di Ains per Tonut, ultimi 5 secondi dell'azione, va Stefano Tonut alla tripla e la mette! Importantissimo questo canestro di Stefano Tonut, 36-31, dicevo non bisogna pensare di rientrare assolutamente in questo finale ma bisogna cercare di limare il più possibile. Quasi ultimo minuto di gioco con il possesso di Sassari al più 5, palla servita sotto a Polonara che legge perfettamente la zona e appoggia con la mano sinistra al tabellone, torna a più 7 Sassari. Entrambe le squadre, come vedete dalla sovraimpressione, sono oltre il bonus e dunque vedremo se ci saranno falli, si andrà in lunetta zona inizialmente anche per Sassari, continua a difendere a zona, servito Michelwatt che ha un mismatch chiaramente con Spissu e Spissu va a spendere il suo primo fallo per evitare un potenziale gioco da tre punti di Watt che in quella posizione, nella zona che era portata ad abbinare il centro dell'Umana Ray al playmaker del Banco di Sardegna, era una posizione decisamente pericolosa. Grande intelligenza da parte di Spissu che però concede due tiri liberi a Mitchell Watt per l'Umana Ray per cercare di tornare ancora una volta a due possessi di ritardo. Il primo libero di Michel Watt va a segno e dunque 38-32, 35 secondi e 2 decimi da giocare. È pronto ad entrare Bruno Cerella per l'Umana Reier per questo finale di quarto. Vedremo se prenderà il posto di Michel Watt dopo il secondo tiro libero. Fa 2 su 2 Michel Watt, no, esce Paul Biliga per l'Umana Reier ed entra Bruno Cerella, gran difensore per questi ultimi possessi di tempo, con il pallone nelle mani del Banco di Sardegna che attacca con Spissu. Pallone sul perimetro per Petway che ha di fronte Stefano Tonut, l'uscita ancora di Spissu che si fa ridare il pallone, il blocco di Cooley, riesce a stare Ains con il playmaker avversario, bella penetrazione di Spissu, poi Cooley, canestro in acrobazia e di nuovo 7 punti, non riesce adesso l'Umana Reir a limare, avrà comunque l'ultimo possesso dopo il timeout richiesto dalla panchina orogranata. Il canestro di Cooley ha ridato il più 7 al Banco di Sardegna. Ovviamente coach Walter De Raffaele vuole parlare, come spesso fa, per l'ultimo possesso che può avere un'importanza nell'economia della gara e dunque vuole cercare di ottimizzare al massimo questa opportunità perché, lo ripeto, comunque anche gli avversari sono in bonus e dunque in caso di fallo vediamo intanto i punti individuali con Stefano Tonut unico in doppia cifra, miglior c'è una ripartizione più o meno simile sui due nelle due squadre con Mitchell Watt secondo miglior realizzatore dell'Umana Reir e ricordiamo sia Watt che Tonut sono usciti dalla panchina, spesso accade che l'Umana Reir abbia un contributo così elevato dalla panchina
oggi appunto Knut De Nicolao, inizialmente anche Giuri e ovviamente Mitchell Watt hanno un po' cambiato le sorti della partita per l'Umana Rayer, che lo ricordiamo in questo momento ha Julian Stone con 4 falli, 11 minuti in campo per il giocatore numero 5 dell'Umana Rayer, che non ha ancora realizzato punti e vedremo se verrà rischiato nel corso della partita, lo ricordiamo in condizioni non ottimali alla spalla, ma soprattutto con 4 falli al suo carico. Per l'Umana Rayer è entrato di nuovo De Nicolao al posto di Cerella, dall'altra parte Diop per Cooley e Thomas per Polonara. Ultimi secondi di gioco nel corso del primo tempo al Pala Serra di Migni. Sicuramente Sassa lì avanti all'intervallo, vedremo se di 7 o di meno nel confronti dell'Umana Rayer. L'attacco di Marquez Haynes, ancora Haynes accoppiato a De Vecchi, prova l'accelerazione, Marquez Haynes penetra, si incarta, arriva la palla persa e dunque si va all'intervallo senza che succeda nulla. Umana Rayer 33, Banco di Sardegna 40, con il vantaggio dei padroni di casa, e noi ci sentiremo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ben ritrovati, Pala Serra di Migni di Sassari per la sesta giornata di campionato di Serie A maschile. Dopo i primi 20 minuti avanti i padroni di casa, il Banco di Sardegna di Sassari 40-33, vantaggio che era ancora più ampio dopo i primi 10 minuti, 23-11 per la squadra di Coach Esposito. L'Umana Rayer è riuscita a rientrare in avvio di secondo quarto, è arrivata anche a meno 3, poi nuovamente ha allungato la formazione di casa. E subito un recupero difensivo in avvio di secondo tempo per l'Umana Rayer, che lo ricordiamo ha Stone in panchina con 4 falli e non a caso è lui l'unico sostituito nello starting 5 del secondo tempo rispetto allo starting 5 iniziale. Al suo posto c'è Marco Giuri. L'attacco di Austin Day che prova a farsi largo e trova 2 punti con il canestro, il 40-35. Bisogna subito vedere quale sarà l'approccio dell'Umana Rayer, che ha fatto vedere più volti nel corso della partita, difficoltà offensive nel primo quarto, poi più fluidità. La costante fino a questo momento è stata una discreta difesa e sappiamo quanto sia importante la difesa per l'Umana Rayer nell'economia del suo coach Walter De Raffaele. Qui una buona difesa di Widmar che costringe all'errore Cooley. L'attacco dell'Umana Rayer con Widmar, Cooley si rifà subito stoppando il centro sloveno e un fallo antisportivo, attenzione, fischiato a Michael Bramos per fermare il contropiede. Rivediamo qui la stoppata di Cooley, gran recupero su Widmar, fallo
secondo me, al limite di Michael Bramos su Marco Spissus. Il fallo c'è sicuramente, è stato anche piuttosto duro, ma l'interpretazione, se antisportivo o meno, siamo, ripeto, in una fattispecie a mio parere al limite. Vediamo se gli arbitri decideranno di andare a vedere l'instant replay per confermare la decisione, e infatti così è. Ricordiamo che è una delle possibilità che vengono concesse quest'anno dal regolamento, quella di andare a valutare la gravità del fallo per confermare o meno l'antisportivo quando è stato questo sanzionato nel corso della partita. Cominciato bene questo secondo tempo con il canestro di Austin Day, ma proseguito non altrettanto bene con la stoppata subita da Gasper Widmar. Vediamo il fischio arbitrale che conferma l'antisportivo di Michael Bramos. E vabbè, gli arbitri hanno interpretato così, ripeto, era una fattispecie assolutamente al limite. Dunque due tiri liberi per Spissu, poi palla in mano per il Banco di Sardegna. Segna il primo Marco Spissu e dunque torna più 6 la formazione sarda. Secondo libero a disposizione del numero 0 ex Virtus Bologna, e fa 2 su 2 e dunque di nuovo più 7 per la squadra di coach Esposito, che riparte con la rimessa affidata alle mani di Petway, che lascia poi l'incarico a Cooley. C'è un po' di confusione adesso nel Banco di Sardegna, va Cooley ad effettuare la rimessa. Servito proprio Spissu, che ha di fronte Giuri il pallone sul perimetro, con la buona difesa di Marquez Sainz su Benford. Il cambio di direzione, Benford cerca il gioco a due, ma c'è il recupero difensivo dell'Human Rayer che va alla transizione da Day a Ains, che va su, appoggia al tabellone, arriva l'errore, l'ultimo tocco è da parte di Day o di Widmar. Il pallone era in mezzo ai due lunghi dell'Human Rayer, comunque non buono l'appoggio di Ains, poi appunto il tocco, secondo me forse l'ultimo è di Austin Day. Comunque la palla è per il Banco di Sardegna, che rimane sul più 7, palla in mano dopo più di un minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Il bel gioco a due con Cooley che viene stoppato da Widmar, la palla esce dal campo, la rimessa sarà per il Banco di Sardegna, ha restituito Pamper Focaccia all'avversario, il centro sloveno dell'Umana Reyer, andando a chiudergli proprio la luce. E poi il tuffo di Marco Giuri non serve a mantenere il possesso per l'Umana Reyer. 11 secondi comunque per l'azione di tiro del Banco di Sardegna. Benford che commette infrazione di passi sulla buona difesa, in questo caso da parte di Michael Bramos, pescato precedentemente al fallo antisportivo. Qui invece riesce con l'aggressività, ma senza il fallo, a far perdere il pallone agli avversari. Marco Giuri è lui in cabina di regia in questo momento, lo scambio con Austin Day, poi si fa vedere il capitano Marquez Ains che ha di fronte Spissu, l'uscita di Bramos che finge il tiro, poi va da Day, 8 secondi per l'azione di tiro, ancora Austin Day in difficoltà sulla difesa di Polonara, si va da Giuri che si prende il tiro da 3 punti e c'è il canestro da 3 punti di Marco Giuri. Umana Reyer a meno 4 e psicologicamente questo è molto importante, vedremo come risponderà il Banco di Sardegna. È una sfida anche molto psicologica, qui perso in angolo Benford ed eccola la tripla subito per riportare a meno 7. Dicevo quanto conta la psicologia, questa tripla da riporta subito l'inerzia dalla parte del Banco di Sardegna, ma l'Umana Reyer è squadra assolutamente matura e dunque può assolutamente rientrare ancora una volta in partita. Giuri, il pallone per Ains, aperto e perso questa volta in angolo Austin Day, e Austin Day esattamente come dall'altra parte la tripla di Benford la mette, essendo stato lasciato solo dalla difesa. E dunque di nuovo meno 4, ancora un attacco per Sassari con Benford marcato da Giuri, arriva l'aiuto di Polonara, buona comunque la difesa dell'Umana Reyer. Petway quasi allo scadere dei 24, va alla tripla e la mette, questa se l'è costruita tutta assolutamente lui. Si prosegue con i tiri da 3 punti da un lato e dall'altro, mentre per l'Umana Reyer c'è un cambio alle viste, Mitchell Watt si è alzato e vedremo se uscirà Gasper Widmar o Austin Day. È proprio Gasper Widmar che va in panchina, ma il gioco, attenzione, adesso è fermo perché c'è stato un fallo tecnico a Terran Petway dopo la tripla, e dunque intanto i fischi del pubblico del Pala Serra di Migni, e dunque il pallone sarà poi nelle mani dell'Umana Reyer, perché lo ripetiamo
non cambia più il possesso mentre segna il primo tiro libero dei, una delle novità anche questa di quest'anno. Il tecnico non fa mutare il possesso, è la palla dell'Umana Reir, è arrivato il tecnico per Sassari, c'è un tiro libero e palla in mano. Se la palla fosse stata di Sassari ci sarebbe stato un tiro libero per Umana Reir, ma poi la palla sarebbe tornata nelle mani di Sassari. Sassari che rimette in campo Jamie Smith. Rivediamo ancora la tripla incredibile di Petway, che poi si lamenta con gli arbitri per un possibile contatto e porta a casa il tecnico. Ancora Widmar che va a confrontarsi con gli arbitri. Ha fatto bene allora coach Walter De Raffaele, c'era sfuggito questo aspetto dal vivo, e ha fatto bene a portare in panchina Widmar, perché quando ci sono questi momenti così un po' di tensione è meglio togliere subito i giocatori dal campo. Adesso il pallone viene dato all'Umana Reir, ripeto la regola quest'anno è questa. Sono entrati di nuovo Jamie Smith al posto di Spissu e Rashon Thomas al posto di Polonara per il banco di Sardegna, che è due possessi di vantaggio sia pur pieni. Possesso dell'Umana Reir, ancora Marco Giuri in cabina di regia marcato da Bamford. L'uscita a ricevere da parte di Marquez Haynes, che ha di fronte il nuovo entrato, o meglio rientrato, Smith. Palla servita in angolo, un po' di difficoltà, palla persa perché Giuri è andato a pestare la linea laterale. Poi bello il gesto di Marco Giuri che va a scambiare il 5 con Marquez Haynes. Non sfrutta questa opportunità l'Umana Reir per riavvicinarsi ancora una volta a 4 punti. Il possesso per Sassari con Smith in cabina di regia, il movimento di Bamford che riceve, si fa vedere Cooley che va a far sportellate con Mitchell Watt, ancora Cooley con il possesso di palla, buon uso del piede perno, bel gancio mancino e più 8, allunga attenzione il banco di Sardegna di Sassari. Manareia non deve lasciarsi sfuggire la partita, la palla nelle mani di Marquez Haynes, ancora il gioco a due con Mitchell Watt, l'assist sotto con il fallo subito da Marco Giuri, il fallo è di Smith e anche lui arriva a 3 infrazioni, bell'assist da parte di Mitchell Watt per Giuri, che porta a casa il terzo fallo di Smith, andrà in lunetta con 2 tiri liberi per cercare appunto di riportare a 2 possessi sia pur pieni il ritardo dell'Umana Reir. Prende il fiato Marco Giuri e mette a segno il primo tiro libero, 50-43 il punteggio, 6-22 da giocare nel corso del terzo quarto al Pala Serra di Migni. Vediamo ancora Giuri, 2 su 2 per lui, 50-44 e l'Umana Reir torna a meno 6 con il possesso però nelle mani del banco di Sardegna. Sempre Smith, che ha speso poco fa il terzo fallo in cabina di regia, marcato da Haynes, prova l'accelerazione, viene ben gestita questa penetrazione dalla difesa dell'Umana Reir, la palla nelle mani di Bamford che finge il tiro, poi va a attaccare su Day, è costretto a un sottomano che diventa un assist, poi sbaglia Cooley, il pallone toccato pallavolisticamente da Day, va Marquez Haynes alla transizione, prova ad attaccare Bamford, riapre per Austin Day che ha spazio, si prende la tripla e la mette Austin Day. Umana Reir a meno 3 mentre ci avviciniamo alla metà del terzo quarto. Cominciano i fischi di paura da parte del Pala Serra di Migni, perché l'Umana Reir era da parecchio che non era così vicina. 12 punti per Austin Day, dall'altra parte l'attacco e qui c'è il fallo da parte di Marco Giuri, secondo personale per fermare Jamie Smith, che sì ha commesso 3 falli ma ne ha portati a casa 4, e vediamo ancora battuto sul primo passo Marco Giuri, che poi è costretto ad allargare il braccio per fermare l'avversario, ma la tripla di Austin Day ha permesso all'Umana Reir di arrivare ad un solo possesso. Adesso ancora in difesa l'oro granata con Smith che va vicino all'infrazione di doppio palleggio, invece non viene fischiata e c'è invece il fallo di Giuri. Rivediamo ancora, e questo secondo me è molto al limite, poi sì c'è il fallo di Giuri, però la palla è carambolata lungo tutto il corpo di Smith prima del fallo di Giuri. La decisione degli arbitri è per il secondo fallo di Giuri, terzo di squadra dell'Umana Reir, che comunque non si fa intimorire, continua a difendere forte sul possesso del banco di Sardegna. Smith penetra, scarica, non facile per Petway che ha di fronte Michael Bramos, cambio di direzione, Petway ci prova da 3 punti, una tripla che è una preghiera, poi sbaglia Cooley, il rimbalzo di Watt, il pallone nelle mani di Marco Giuri, meno 3, palla in mano per l'Umana Reir mentre ci avviciniamo alla metà del terzo quarto. Ancora Austin Day dalla sua mattonella, la tripla, la seconda consecutiva di Austin Day, ed è parità al Pala Serra di Migni. È passato un secondo oltre la metà del quarto, mentre vediamo
c'è un confronto tra coach Walter De Raffaele e la terna arbitrale. Segna la tripla Austin Day, vediamo che cosa succede poi sul parquet. E c'è un tecnico per Austin Day, ancora una volta le esultanze o le proteste dopo la tripla vengono punite col tecnico. Era successo in precedenza al banco di Sardegna con Petway. Adesso è il terzo fallo di Austin Day con il tiro libero di Benford, che va a segno e torna subito in vantaggio il banco di Sardegna, mentre coach Walter De Raffaele si confronta con la terna arbitrale. Entra in campo Gentile e Rashon Thomas al posto di Benford, e non ho visto che è uscito per il banco di Sardegna. Comunque c'è anche in campo anche Magro al posto di Cooley. Banco di Sardegna che ha ripreso subito un punto di vantaggio dopo la tripla del pareggio di Austin Day, e attacca ancora la formazione di casa con Jamie Smith. Solo rete, gran canestro questo, di nuovo ripresi tre punti. È un po' un elastico questa partita per il banco di Sardegna, che comunque praticamente è sempre stato avanti. Bramos, il pallone per Giuri che non si prende il tiro, c'è il blocco di Austin Day che va al pick and pop, vediamo se si prenderà il tiro il numero 9 dell'Umana Rayer, che ha un mismatch favorevole, se lo prende. Qui anche tanta sfortuna nel tiro di Austin Day, e ritorna in possesso di palla Sassari, che si è ripresa anche l'inerzia. Ancora Smith con il recupero falloso e terzo fallo di Marco Giuri, che fa segno di no con la testa, ma vediamo ancora una volta se è entrato nel cilindro dell'avversario. Probabilmente, non so se col braccio l'abbia toccato, col corpo sicuramente no, bisogna vedere a velocità normale, e gli arbitri in questo caso sono sicuramente messi nel migliore dei posti. Giuri che va in panchina, è pronto a rientrare Tonut, anzi no, esce Bramos e Giuri rimane in panchina, quindi Tonut entra ma non è Giuri come sembrava in un primo momento, bensì Bramos ad andare a sedersi in panchina. I tiri liberi per Smith, segna il primo, mentre è entrato anche B-League al posto di Day. Bisogna anche preservare i falli di Austin Day. Torna a più 4 Sassari, secondo libero per Smith, lo sbaglia e il pallone nelle mani di Watt. Un po' di fortuna per l'Umana Rayer, che comunque è a meno 4 dopo aver impattato a quota 50, adesso 54 a 50 per il banco di Sardegna. Con Marquez Haynes, il pallone sul perimetro per Giuri che si prende il tiro e risponde così al terzo fallo personale. Marco Giuri mettendo a segno il canestro del 54 a 52, e ritorna ad un solo possesso l'Umana Rayer, questa volta meno 2 con Gentile che attacca per il banco di Sardegna. Palla ancora sul perimetro Smith, c'è il blocco di Thomas, lo scarico per Petway che prova a battere Tonut, regge in difesa Stefano Tonut, il sottomano sbagliato, poi ancora Petway a recuperare il pallone, poi gli sfugge dalle mani, la rimessa è per l'Umana Rayer, vediamo se viene confermata. Così è, infatti ha fatto di tutto Petto in questa azione, bravissimo Tonut a reggere il primo contatto, poi Petway riprende il pallone e se lo fa sfuggire. Insomma, la palla torna nelle mani dell'Umana Rayer con un cambio per il banco di Sardegna, che rimette in campo Achille Polonara al posto di Rashon Thomas. Ancora un'opportunità per l'Umana Rayer per arrivare al pareggio o al sorpasso in caso di tiro da tre punti. E mancano 3:25, abbiamo detto la partita è lunghissima, certo bisognerà in caso di canestro, intanto speriamo che arrivi il canestro, dare continuità per l'Umana Rayer. Ci prova Watt ma sbaglia, ma era vicino allo scadere 24, ma c'è rimbalzo offensivo toccato da Biliga, l'extra possesso per l'Umana Rayer con Marco Giuri che serve per Marquez Haynes, la tripla di Haynes, avevo detto con una tripla l'Umana Rayer sarebbe passata in vantaggio, e lo fa, e non succedeva veramente da tanto tempo, non succedeva dal primo quarto, dalla metà del primo quarto, quando la tripla continua a essere una costante, quella del tiro da tre punti nella partita dell'Umana Rayer, in quel caso era stata di Bramos, aveva dato l'8-11. Da quel momento l'Umana Rayer si era bloccata, aveva concluso il primo quarto sotto di 12 punti, 23-11, era riuscita a rientrare in una buona prima metà di secondo quarto, era arrivata fino a meno 3, poi Sassari di nuovo avanti, e adesso limando punto su punto con questa tripla l'Umana Rayer è andata avanti 55-54, pochi punti fino a questo momento per l'ex di turno Marquez Haynes, che sta dimostrando la sua trasformazione da giocatore realizzatore in prima persona a giocatore al servizio della squadra, e questo testimonia anche la maturità, e questo testimonia anche perché coach Walter De Raffaele sia così legato al proprio playmaker, una combo guard più che un playmaker puro.
come del resto si usa nel basket moderno, e non a caso quest'anno ha una batteria d'esterni, Luman Reyer, con Stone, che ricordiamo è in panchina con 4 falli, De Nicolao e Giuri, che vanno a completare Marquez Haynes, dando veramente tantissime alternative. Consideriamo che c'è anche uno Stefano Tonut sull'esterno, che può giocare sia da numero 2 che da numero 3. Sorpasso dunque per Numana Reyer, ma ancora una volta, l'abbiamo detto in un altro frangente, è lunghissima, ed ecco qua subito Jamie Smith con il sottomano per ridare il vantaggio al banco di Sardegna. Vediamo se riuscirà a trovare continuità Numana Reyer in questi ultimi 2 minuti e mezzo, poco più da giocare nel corso del terzo quarto. Ancora Marco Giuri in cabina di regia, ancora Marquez Haynes che si sente caldo, si prende il tiro dalla media e questa volta lo mette da 2. Continua Marquez Haynes, avevo detto fino a questo momento in ombra dal punto di vista realizzativo, ma ottimo al servizio della squadra, e mette 5 punti di fila, ridà il vantaggio all'Umana Reyer, che ripeto sta cominciando a trovare quella continuità che finora è mancata. Qui la difesa che continua a essere buona per l'Umana Reyer, Polonara, il pallone per Gentile marcato proprio da Haynes, Gentile step back e tiro da 2 punti, gran canestro anche questo da parte di Stefano Gentile, più 1 banco di Sardegna. Sorpassi e controsorpassi in questa fase della partita con l'Umana Reyer in fase offensiva. Ancora Marco Giuri con il palleggio, si fa vedere Marquez Haynes che ci riprova da 3 punti e ci risegna da 3 punti, 8 di fila di Marquez Haynes, 5° assist per Marco Giuri, più 2 per l'Umana Reyer. Non dico che è massimo un vantaggio, intanto 5 su 5 da 3 per l'Umana Reyer, che continua ad affidarsi, ma questa volta con percentuali decisamente migliori al tiro da 3 punti, che va vicino al recupero adesso Stefano Tonut, un tiro sbagliato da Smith, palla che si arrampica sulla struttura, salta fuori tempo Biliga, arriva il canestro di Polonara, pensava che il pallone sarebbe uscito Paul Biliga, Polonara ci ha creduto e adesso si riparte praticamente per un mega supplementare da 11 minuti, perché è parità a quota 60. L'attacco dell'Umana Reyer chiede l'accoppiamento difensivo coach Esposito, adesso c'è Polonara su Marquez Haynes, l'accelerazione, lo scarico per Giuri, la penetrazione ancora fuori per Haynes che non si prende il tiro, se lo prende adesso e si interrompe la striscia positiva, ma attenzione perché c'è il fallo di Daniele Magro sul rimbalzo offensivo portato a casa da Mitchell Watt, e terzo fallo subito per Mitchell Watt, che qui ha fatto un ottimo taglia fuori. Vediamo il fallo da parte di Daniele Magro per Sassari, è pronto a rientrare Benford e prende il posto di Petway. La rimessa è per l'Umana Reyer, ecco qui Benford in campo, abbiamo visto la segnalazione al tavolo. Per l'Umana Reyer invece entra Andrea De Nicolao, va a rifiatare Giuri che ha dato un ottimo apporto alla squadra in questa partita che è assolutamente in equilibrio. 1 minuto ancora da giocare, il pallone nelle mani di Biliga, si fa vedere Stefano Tonut ma c'è la palla persa, va Gentile, c'è il recupero difensivo di Tonut che fa sbagliare l'avversario costringendolo al reverse, errore di Tonut, poi il recupero da parte del numero 7 dell'Umana Reyer. Ultimi possessi del quarto, ancora Stefano Tonut coinvolto dall'attacco dell'Umana Reyer, un fallo da spendere il banco di Sardegna. Tonut prova ad andare l'uno contro uno con Polonara, penetra scarica per la tripla di De Nicolao che entra e esce, lotta sotto le plance, fallo di Gentile, primo personale, adesso è al bonus il banco di Sardegna, c'è una discrepanza di 6 secondi e 2 decimi tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Vediamo come abbia trattenuto in maniera palese Biliga, si accusa subito del fallo Stefano Gentile. E per Sassari c'è il ritorno in campo di Rashon Thomas al posto di Daniele Magro. Per l'Umana Reyer invece nuovamente in campo Michael Bramos al posto di Marquez Haynes. La rimessa per gli Oro Granata, Biliga va proprio da Bramos, il movimento di Stefano Tonut che riceve il blocco di Paul Biliga, l'accelerazione di Stefano Tonut, step back, mano fortunata per Stefano Tonut, secondo ferro, palla si impenna, va a finire nel fondo del cesto, più 2 Umana Reyer, ultimo possesso del quarto a favore del banco di Sardegna. Con la costruzione perimetrale Smith, 5 secondi per l'azione di tiro, l'accelerazione, regge perfettamente in difesa Andrea De Nicolao, poi va al tiro, allo scadere Rashon Thomas, il canestro non arriva e dunque per la prima volta ad un intervallo l'Umana Reyer è avanti al Palasera di Migni di Sassari dopo 30 minuti, banco di Sardegna 60-60, Umana Reyer 62-62.
Vediamo un po' di highlights di questo terzo quarto in cui l'Umana Reyer ha coronato la rimonta. Partiva, lo ricordiamo, da un primo quarto concluso 23-11 dal banco di Sardegna, un primo riavvicinamento nel corso del terzo quarto fino al meno 3, poi all'intervallo lungo i padroni di casa erano avanti di 7 punti, 40-33. Il terzo quarto è stato vinto dall'Umana Reyer per 29-20 e dunque è avanti sul 62-60. Rivediamo le percentuali con l'Umana Reyer che ha tirato ottimamente da 3 in questo quarto e restano più i tiri dall'arco che da sotto canestro. È cresciuta anche a rimbalzo, pur essendo ancora indietro 27-29. Comunque è ancora indietro l'Umana Reyer, non è 27-29, ho letto il numero degli assist e non quello dei rimbalzi nella mia valutazione rapida di quello che ci è stato proposto dalla regia sullo schermo. Quel che conta comunque è che l'Umana Reyer sia avanti di 2 punti, un margine assolutamente minimo, dobbiamo ripeterlo più volte, l'abbiamo detto quando l'Umana Reyer era indietro, il basket è uno sport che... al quale bastano veramente pochissimi secondi per vedere una partita ribaltata e per cui figuriamoci 2 punti in 10 minuti che cosa rappresentino. Ma c'è un discorso mentale qui da parte dell'Umana Reyer che ha faticato molto in attacco, pur tenendo un discreto livello di difesa per tutta la partita, ha faticato molto in attacco e si è ritrovata nel momento giusto riuscendo a limare il punteggio, il ritardo punto su punto. E adesso appunto andando avanti all'ultimo intervallo di 2 punti. Per il banco di Sardegna è nuovamente in campo Terran Petway al posto di Stefano Gentile. Umana Reyer invece riparte con lo stesso quintetto con cui era andata all'ultimo intervallo e dunque ultimi 10 minuti di gioco al Pala Serra di Migni. Il pallone nelle mani di Michael Bramos, si va in punta da De Nicolao, la circolazione per Tonut, ottimamente tenuto in difesa da Benford, gioco a 2 con Watt che scarica per Paul Biliga che però sbaglia l'appoggio al tabellone, arriva l'errore di Paul Biliga. Dall'altra parte il banco di Sardegna va a appoggiare da Polonara, sporca il pallone Andrea De Nicolao, la rimessa sarà per i Sardi con 17 secondi sul cronometro dell'azione. Vediamo come sia riuscito a tenere Andrea De Nicolao, che conosce Achille Polonara per averci giocato assieme in quelle di Reggio Emilia, e la rimessa comunque è per il banco di Sardegna. Ancora zona per l'Umana Reyer, Benford prova a punirla con la tripla che si spegne sul secondo ferro, la lotta a rimbalzo, il pallone è, scusate, nelle mani di Mitchell Watt. Si va da Stefano Tonut, prova l'accelerazione, penetra, scarica, il sottomano, l'errore, ancora un errore, prima di Nicolao, poi Biliga, ma resta in possesso di palla l'Umana Reyer con la circolazione, questa volta Paul Biliga sull'assist di Stefano Tonut, inchioda la schiacciata, massimo vantaggio questa volta sì per l'Umana Reyer, più 4, 6, 4, 6, 0, l'attacco del banco di Sardegna con Thomas marcato da Watt, ottimamente arriva il recupero di Polonara, arriva però anche il fallo di Paul Biliga, del terzo personale per il numero 19 dell'Umana Reyer, qui bravissimo Watt a contenere Thomas e poi invece Biliga che va a sbilanciare Polonara. Rivediamo ancora la circolazione perfetta che dopo 2 errori, uno di De Nicolao e uno di Biliga, l'Umana Reyer ha saputo costruire con grande pazienza, trovando alla fine la schiacciata di Paul Stefan Biliga, arrivato come vedete in sovraimpressione adesso al terzo fallo personale. L'attacco di Polonara, lo scarico, la finta di tiro, arriva la conclusione ma è sbagliata per il banco di Sardegna, che però tiene vivo il pallone sull'errore di Smith con Achille Polonara che trova il 62-64. Dunque Umana Reyer che ha 2 punti di vantaggio e attacca adesso con Stefano Tonut, fischio arbitrale lontano dal pallone. Il fallo commesso da Terran Petway
su Michael Bramos e c'è un cambio per l'Umana Rayer con Austin Day che ritorna in campo al posto di Mitchell Watt. Rivediamo ancora l'azione precedente degli Oro Granata con il fallo lontano dal pallone commesso da Terran Petway su Michael Bramos. Palla per l'Umana Rayer sul più 2 in attacco con De Nicolao, scivola Tonut, recupera però il pallone ancora Andrea De Nicolao che va ancora da Stefano Tonut, contenuto da Culei, si prende il tiro Tonut, l'errore, la lotta, rimbalzo, lo strappa Austin Day e lo converte in 2 punti, 6-6 Umana Rayer, 6-2 Banco di Sardegna, quasi 2 minuti di gioco nel corso dell'ultimo quarto al Pala Serra di Migni. Attenzione a Petway, perso per la tripla che però entra e esce, strappa il rimbalzo Austin Day che prende anche una botta da Culei, il fallo del centro di Sassari. In questo momento è in difficoltà in attacco il Banco di Sardegna, qui c'è una cintura da parte di Polviriga, se ne lamenta Culei che poi va a travolgere Austin Day, anche qui un'interpretazione rivedibile da parte degli arbitri, e il cambio per l'Umana Rayer con Polviriga che va subito in panchina, se ne accorge probabilmente anche coach Walter De Raffaele dell'infrazione commessa da Polviriga per cercare di contenere Culei. Widmar ha sicuramente la taglia migliore per fronteggiare il centro del Banco di Sardegna, comunque è più 4 per l'Umana Rayer che ha anche palla in mano in attacco. Michael Bramos finge la tripla, appoggia ancora Gasper Widmar che va a far sportellate con Culei. Bramos marcato da Polonara, step back, tiro da 3 punti e questi sono i canestri di Michael Bramos, più 7 per la prima volta nella partita. L'Umana Rayer ha più di 2 possessi di vantaggio sul Banco di Sardegna. Tutto nasce ancora una volta dalla gran difesa dell'Umana Rayer che tiene ancora una volta lontano dal canestro gli avversari. Va Polonara da 3 punti, sbaglia, si lotta rimbalzo, il rimbalzo è nelle mani di Stefano Tonut, quarto rimbalzo per il giocatore Oro Granata che poi accelera un po' troppo nell'azione, arriva la palla persa, comunque più 7 per l'Umana Rayer e prova a scuotersi il pubblico del Pala Serra di Migni perché capisce le difficoltà della squadra di coach Vincenzo Esposito. Più 7 per l'Umana Rayer con il Banco di Sardegna che ha segnato appena 2 punti in 3 minuti in questo ultimo e decisivo quarto del match d'anticipo della sesta giornata di campionato. Spissu sbaglia da 3 punti, arriva il tap-in di Polonara, sta diventando un fattore Polonara in questa fase della partita, è lui che prova a tenere in piedi la barca di Sassari. Il Manareie però deve mostrare grandissima concentrazione, 13 punti con 6 su 8 dal campo per Achille Polonara. Il Manareie ha la maturità per riuscire a gestire questa partita, anche se ancora lunghissima, ancora un tiro da fuori con l'errore, ma c'è rimbalzo offensivo di Austin Day che con un tocco morbidissimo riesce a trovare il canestro. Il canestro è di Gasper Widmar, chiedovenia. Comunque l'Umana Rayer è 7-1, 6-4. Adesso c'è un tocco da parte della difesa con Marquez Ains pronto a rientrare per l'Umana Rayer, prende il posto di Stefano Tonut che ha sbagliato la tripla precedente. Comunque Umana Rayer di nuovo con 3 possessi di vantaggio e il cronometro scorre, 6:22 da giocare che sono un'eternità. Ancora una volta non mi stancherò mai di sottolineare questa cosa commentando una partita di basket. Vedete Polonara come è on fire, parte addirittura dal palleggio, poi il gancio mancino, 6° punto di fila per Achille Polonara e di nuovo meno 5 per il Banco di Sardegna e questo scuote il Pala Serra di Migni che capisce come la partita stia entrando nella fase decisiva. Austin Day addirittura in palleggio, prova ad andare all'uno contro uno con Achille Polonara, cambio di direzione più volte di Austin Day che si prende uno dei suoi tiri, questa volta non entra, il fischio arbitrale, c'è il fallo in il fallo fischiato a Culei su Widmar, sembrava dal primo segno arbitrale che il fallo fosse di Widmar, rivediamo il replay, invece è ovviamente Culei che si fa largo con Gasper Widmar, lo scaraventa via e giustamente gli arbitri sanzionano l'infrazione al difensore del Banco di Sardegna con la panchina di coach Esposito che va a chiamare il timeout con questo vantaggio di 66-71, più 5 per l'Umana Rayer che sta trovando vari protagonisti. Anche questa è una, anzi scusate, il timeout è della panchina dell'Umana Rayer che evidentemente vuole far ragionare un po', visto che Polonara, lo ripeto, in questo momento sta facendo parecchio male, dunque ci vogliono degli aiuti. In questo momento sta giocando piuttosto sotto
la squadra del Banco di Sardegna. Dicevo, uno dei punti di forza dell'Umana Reyer è quello di avere non un solo protagonista. In questa partita ne abbiamo visti tanti alternarsi sul parquet. C'è stata la fiammata di Marquez Ains, c'è stato questo momento di Austin Day, c'è stato l'ottimo impatto di Tonute e di Nicolao prima, di Giuri poi. Insomma, è una coperta lunghissima, del resto, per affrontare ai vertici entrambe le competizioni. Ricordiamo che l'Umana Reyer giocherà martedì al Taliercio con Nanterre per l'ultima partita interna del girone d'andata, la penultima del girone di Basketball Champions League. E ripeto, Umana Reyer in testa al campionato prima di questa trasferta con punteggio pieno a pari di Milano, ma seconda anche in Champions League con una sola sconfitta contro Tenerife, che è una delle poche squadre imbattute nella massima competizione continentale. Terzo fallo di Cooley con l'attacco dell'Umana Reyer dalla rimessa. Al terzo fallo il Banco di Sardegna, uno solo speso dagli Oro Granata, che ripartono con Andrea De Nicolao in cabina di regia. Il movimento di Bramos, il blocco di Widmar che va al pick and roll ma non viene servito la circolazione. Adesso va da Gasper Widmar che fa saltare l'avversario, si fa largo, trova il canestro del nuovo più 7 Gasper Widmar. Sicuramente un innesto importante quello apportato dalla società Oro Granata al roster, che era già potentissimo. Intanto bellissimo questo movimento anche da parte di Cooley per il più 5 Umana Reyer, meno 5 meglio per il Banco di Sardegna. Dicevo, era un roster completo ma mancava probabilmente un giocatore con le caratteristiche di Gasper Widmar. Lo sforzo effettuato dalla società ha, possiamo dire, completato assolutamente la coperta sulla quale può contare coach Walter De Raffaele in questa stagione. Umana Reyer in attacco con la tripla di Austin Day, è da 2 punti, ma comunque è un gran canestro, perché costruito praticamente senza ritmo, perché dà il più 7 ancora una volta all'Umana Reyer e siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. L'attacco del Banco di Sardegna con la penetrazione, lo scarico di Benford, il movimento di Polonara con Widmar che gli chiude tutti gli spazi. Adesso attenzione al mismatch tra Cooley e Marquez Ains, e arriva subito il fallo di Marquez Ains, come prima Spissu, che adesso è pronto a rientrare in campo, anzi no, ad uscire, scusate, ed è pronto a rientrare in campo Jamie Smith. Dicevo, come in precedenza, Spissu aveva speso un fallo intelligente, così Marquez Ains ne fa altrettanto. Entra anche Terran Petway al posto di De Vecchi per Umana, meglio De Vecchi al posto di Terran Petway per Umana Reyer, invece in campo Mitchell Watt al posto di Gasper Widmar. L'attacco di Sassari sul meno 7, ancora gran difesa dell'Umana Reyer con Polonara che prova a battere De Nicolao, arriva rimbalzo offensivo da parte di Cooley, poi la riapertura alla finta del tiro pesante, se lo prende Sassari, che è anche sfortunata con Cooley che prende un altro rimbalzo offensivo, succede di tutto lì sotto e l'Umana Reyer non paga dazio, anzi dall'altra parte con Mitchell Watt che viene fermato, ancora confusione, sbaglia anche Bramos. Sta succedendo di tutto in questa fase concitatissima di gioco, con Cooley che va a spendere il fallo su Andrea De Nicolao. Abbiamo fatto fatica a star dietro a quello che è successo su un fronte e sull'altro. Guardate qui, veramente è successo di tutto. Alla fine De Nicolao ha anticipato Cooley, che con una presa rugbistica dice sì, l'ho preso al pallone, ma c'era anche la testa, caro Cooley, lì in mezzo. E quarto fallo anche per Jack Cooley, che va in panchina. Rientra in campo Rashawn Thomas e c'è anche Dishon Pierre al posto di Achille Polonara per il Banco di Sardegna, che è al bonus. L'accelerazione da parte di Marquez Ains, il fallo di Jamie Smith e anche lui arriva al quarto personale con Marquez Ains che può andare in lunetta. Umana Reyer che ha 7 punti di vantaggio e dunque può provare ad allungare mentre continua a scorrere il cronometro, e 3:57 da giocare. Sentite il pubblico del Pala Serra di Migni che continua a lamentarsi contro l'ex di turno, che però non trema e mette il primo tiro libero, più 8 per l'Umana Reyer. Può arrivare addirittura a 3 possessi pieni di vantaggio. Il vantaggio, scusate la ripetizione, della squadra Oro Granata. Marquez Ains, no, sbaglia, secondo libero, non dovrò più dire nulla. Il pallone resta nelle mani del Banco di Sardegna, però ha 8 punti da recuperare la squadra di Vincenzino Esposito. Benford, ancora difesa che fa star fermo l'attacco di Sassari. Prova l'accelerazione Smith, scarico per Benford che ci prova da 3 punti e questa è una tripla da applausi, quella di Scott Benford. 5 punti di vantaggio adesso per l'Umana Reyer e questo potrebbe essere il momento
per Sassari per cercare l'ultimo rientro. Bisogna che il Manarayer sappia superarlo. Marquez Sainz ci prova da tre punti, sbaglia, se ne è accorto subito, poi il rimbalzo lungo premia Sassari con Pierre, il pallone per Pettway, si fa vedere Smith, ci prova da tre punti Smith, l'errore, rimbalzo offensivo di Pettway, poi la tripla di Pierre, altro errore, altro rimbalzo offensivo questa volta di Thomas con lo scarico, resta in attacco il banco di Sardegna sul meno 5, attenzione perché può essere il canestro per ritornare ad un solo possesso di ritardo, e l'assist di Smith e il canestro di Rashon Thomas, e qui sì, un solo possesso di ritardo per il banco di Sardegna, è trascorso parecchio tempo, siamo negli ultimi 3 minuti di gioco, ma sentite dal tifo del Palace Radimini come la partita sia assolutamente riaperta. Austin Day marcato da Pierre, prova a sfruttare il maggior centimetraggio Austin Day e poi la sua classe per mettere questo canestro del 73 a 78, torna a più 5 Manarayer, ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di gioco, possesso per Sassari con Benford, ci prova dalla media, l'errore, il rimbalzo è di Michael Bramos, adesso può cominciare a ragionare, chiede comunque di andare avanti, coach Walter De Raffaele, lo vedete sullo sfondo, il pallone nelle mani di Andrea De Nicolao, l'uscita di Day che non riceve palla, la palla arriva sotto ed è Mitchell Watt a mettere a segno un canestro importantissimo per Manarayer, 80 a 73 con un altro timeout in campo al Pala Serra di Migni, perché qualche istante fa il banco di Sardegna era riuscito a rientrare a meno 3, ha risposto Manarayer con un canestro di Austin Day, un canestro di Mitchell Watt e adesso sono di nuovo 3 i possessi di vantaggio per la squadra di coach Walter De Raffaele, gran movimento di Watt, ovviamente non c'è Cooley, c'è Thomas a giocare da numero 5, quindi quintetto tutto sommato basso per coach Enzino Esposito, che capisce subito quando è il momento di chiamare il time out. In questo momento c'è stata l'inerzia dell'Umana Reyer sul canestro di Watt che ha dato seguito a quello di Austin Day, probabilmente non credo di essere un mago a prevedere questa cosa, rientrerà Achille Polonara, il miglior realizzatore del banco di Sardegna per questi ultimi minuti, sono 3 in doppia cifra per Manarayer e con Austin Day salito addirittura a quota 21 col canestro precedente, non è l'unico protagonista, l'ho già detto più volte in corso della mia telecronaca. Dunque si riparte dal timeout e con Manarayer, ed eccolo qua in campo, infatti Achille Polonara, l'ho visto, adesso non è inquadrato, lo vedete adesso entrare all'interno dell'inquadratura ed era logico che si affidasse al proprio miglior realizzatore, coach Esposito, dopo il timeout, 2 minuti, poco più da giocare, al Pala Serra di Migni di Sassari, Manarayer che ha 7 punti di vantaggio, ma non è mai finita, continuiamo a suonare il campanello d'allarme. Polonara, il consegnato per Pettway che prova a battere Mitchell Watt, il fallo di Mitchell Watt che dice di aver speso il fallo sul palleggio, ma credo che gli arbitri abbiano deciso che il palleggio era già chiuso per Terran Pettway, che poi è andato a fare anche hooking, quindi il fallo è sul palleggio, ha ragione Mitchell Watt che arriva comunque al terzo fallo, se si va sulla prosecuzione c'è stato anche l'hooking di Pettway che comunque per mandar via ogni polemica sbaglia il primo tiro libero, dunque si resta sul 73 a 80, secondo tiro libero comunque a disposizione per il numero 5 del banco di Sardegna di Sassari, 1:50 da giocare, 7 punti di vantaggio per Manarayer, questa volta segna Pettway, dunque 2 possessi pieni di vantaggio per gli Oro Granata in questo anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A al Pala Serra di Migni di Sassari. Manarayer che vuole mantenere il primo posto, qui c'è il fallo di Thomas e si andrà in lunetta con Mitchell Watt, di secondi ne sono trascorsi una decina e 1:40, 100 secondi esatti da giocare in una partita che Manarayer ha saputo progressivamente portare dalla sua parte, adesso dovrà completare lo sforzo in questo finale di partita, si va con i tiri liberi di Mitchell Watt, è storto, si è visto subito quando è uscito dalle mani come questo libero di Watt che è moltissimo cresciuto in questa specialità in questa stagione, ha sbagliato però il primo tiro libero, se segna il secondo comunque saranno 3 possessi di vantaggio per Manarayer ed è così più 7 per gli Oro Granata, attenzione adesso a Sassari che ha
le ultime cartucce per cercare di riaprire la partita. Tre possessi sono tanti, però con il tiro pesante ci prova subito Petway e infatti la mette a segno. Non devo più cercare di dare delle letture. 4 punti di vantaggio per l'Umana Lair con la palla nelle mani del capitano Marquez Haynes. 80 secondi da giocare, il blocco di Day che poi si allontana. Watt si va da De Nicolao, ancora Haynes, doppio playmaker per l'Umana Reyer con Michael Bramos che riceve, scivola inizialmente, poi cerca sotto Mitchell Watt, ancora palla persa questa volta dall'Umana Reyer con la transizione di Sassari, ci riprova Petway sul primo ferro, il rimbalzo è per De Nicolao e adesso comincia a gestire l'Umana Reyer perché siamo nell'ultimo minuto, più 4, palla in mano Michael Bramos, si va da Austin Day, non spende fallo il banco di Sardegna, preferisce difendere De Nicolao, ancora Austin Day che ha un mismatch favorevole con Smith, adesso viene raddoppiato da Benford, scarica, circolazione dell'Umana Reyer e la tripla di Michael Bramos dall'angolo, 38 secondi più 7, Umana Reyer potrebbe essere il canestro decisivo, potrebbe, lo continuiamo a sottolineare finché non vedremo 0-0-0 sul tabellone del Pala Serra di Migni, non canteremo vittoria perché il basket è fatto così. Comunque che assist qui da parte, cioè più che altro il cambio di lato da parte di Austin Day per Haynes che poi ha fornito l'assist per la tripla di Michael Bramos e un canestro dall'angolo preziosissimo per Michael Bramos che sale così a soli 9 punti, ma sappiamo come sia chirurgico nelle sue triple, a 3 su 6 da 3 punti Michael Bramos, ma ha messo la tripla che potrebbe essere la più importante della partita per cercare di espugnare il Palasera di Migni, per cercare di mantenere e anzi per una sera essere da soli in testa alla classifica, perché ricordiamo questo è l'anticipo della sesta giornata, Milano giocherà con Reggio Emilia la partita della domenica pomeriggio e poi cominciamo già a guardare alla settima di giornata che vedrà il gran big match al Taliercio tra l'Umana Reyer Venezia e l'EX Milano, o come si chiama quest'anno AX Milano, Chiedovenia, comunque Armani Milano, possiamo chiamarla così perché il marchio è sempre quello, cambia soltanto l'etichetta di anno in anno, comunque la formazione milanese. Ma intanto pensiamo al banco di Sardegna perché 38 secondi con palla in attacco, potrebbe arrivare un'altra tripla, potrebbe cercare di riaprire ancora il punteggio la formazione sarda che ha rimesso in campo Cooley, il pallone con Benford che si prende la tripla, eccola qua la tripla di Benford, subito, veloce, importante, da almeno 4. E vediamo se adesso spenderà fallo il banco di Sardegna, no, non lo spende, può dunque mantenere il possesso di palla l'Umana Reyer e far trascorrere i secondi, siamo entrati negli ultimi 20 di gioco, più 4 per gli Oro Granata, il pallone per De Nicolao che si prende una tripla aperta ma è un cross e attenzione il rimbalzo per il banco di Sardegna che può continuare a crederci, prova ancora Benford, ha rischiato anche il fallo Austin Day ed ecco quello che può succedere nel basket, un solo punto di vantaggio erano per l'Umana Reyer 7 un istante fa, quello che ha fatto Benford sicuramente va al di là di ogni possibile previsione perché soprattutto quest'ultima tripla, rivediamola, presa da distanza siderale con il recupero di Austin Day che lo ripeto ha rischiato anche di andare a spendere un fallo, comunque bravissimo Benford, poco da dire, sale con questa tripla a 15 punti, ne ha messe due di fila, non era in doppia cifra fino ad un amen fa, ha messo anche lui le triple più importanti almeno per la speranza del banco di Sardegna Sassari, speranza che l'Umana Reyer sta studiando in questo timeout chiesto da coach Walter De Raffaele come annullare nell'ultimo possesso, perché chiaramente sarà l'ultimo possesso, a questo punto credo che Sassari, che non lo ha fatto in precedenza, non possa che spendere fallo cercando di mandare in lunetta l'Umana Reyer e poi avere l'ultimo possesso per cercare il pareggio in caso di 2-2 dalla lunetta dell'Umana Reyer, ma comunque in caso di anche un errore poter addirittura vincere una partita che sembrava assolutamente nella cassaforte eroganata qualche istante fa, ma come ho sempre invitato a fare, mai dire vittoria finché non ce l'hai in tasca. È rientrato Marco Giuri, ovviamente bisogna avere giocatori con buon possesso di palla per l'Umana Reyer ed è lui ad effettuare la rimessa in gioco per l'Umana Reyer, ancora qualcosa da chiarire al tavolo, sono 7 i secondi da giocare
vedremo subito Sassari che proverà a recuperare il pallone, in caso non ci riuscisse andrà a spendere fallo. Ancora un confronto con la panchina, è una bolgia vera e propria il Pala Serra di Migni. C'è anche Walter De Raffaele che va a sentire quello che stanno dicendo gli arbitri, rischia al tecnico e sarebbe veramente letale in questo momento un fallo tecnico alla panchina rogranata. Non capiamo che cosa ci sia da chiarire per la terna arbitrale, da dove effettuare la rimessa, ecco che cosa la scelta, perché anche questa è una possibilità introdotta quest'anno. Può scegliere l'Umana Reyer di ripartire in attacco o può scegliere di ripartire in difesa. Non capiamo perché si sceglie di ripartire dalla difesa. Comunque tanto il pallone è stato rimesso in gioco e arriva subito prevedibilissimo il fallo di Gentile. Non è trascorso praticamente neanche un secondo, adesso viene aggiornato il cronometro a 6, quindi un secondo tolto dal cronometro della partita. Questa era una soluzione abbastanza scritta e adesso vedremo che cosa succederà con i tiri liberi di Marquez Ennis. Io personalmente non voglio dire nulla. Commento soltanto che intanto il primo è andato a segno e poi vediamo il secondo. Intanto comunque più due per l'Umana Reyer, secondo tiro libero per Marquez Ennis, mi tacito di nuovo. 2-2, Marquez Ennis, Umana Reyer di nuovo a più 3, 5:40 da giocare, è stato corretto il cronometro dell'azione. Sassari comunque avrà la possibilità di portare il match al supplementare con una tripla e abbiamo visto come abbia la capacità di segnarle la squadra di Esposito. Pressing alto campo dell'Umana Reyer, vedremo se sceglierà di spendere un fallo, c'è anche questa opportunità, di nuovo portato a 6 secondi il cronometro, succede veramente di tutto al tavolo. Ma seguiamo l'ultima azione del banco di Sardegna con la tripla provata da Smith, non arriva neanche al ferro, l'Umana Reyer vince e spugna il Pala Serra di Migni di Sassari. Una partita tiratissima ma una vittoria meritata per gli Oro Granata, che rimangono in testa alla classifica in vista del big match con Milano. Banco di Sardegna Sassari 83, Umana Reyer 86, grazie ad Alberto Minazzi, dal Pala Serra di Migni è tutto, Umana Reyer in testa alla classifica.